Dobbiamo essere Lavorare, bravi. ma anche studiare. Mister Ugolotti deve fare tutto in fretta. In 7 giorni il suo Teramo scenderà in campo 3 volte, 2 al Bonolis col Sud Tirol domenica e poi nel recupero di mercoledì con il Pordenone, quindi la trasferta di Padova domenica 26 febbraio. Inutile dire che iniziare con una vittoria sarebbe la medicina migliore per un Teramo bisognoso di punti. Inoltre, dalle prime sedute, Ugolotti capirà meglio anche il materiale umano a sua disposizione. Da parte sua il tecnico ci metterà tanta rabbia, ingrediente clamorosamente mancato nella partita di Fano, che è costato il posto a Zauli, ma fondamentale se si vuole raggiungere la salvezza. Io sono 6 mesi che sono a casa, ho una rabbia dentro che è impressionante. Vengo da una situazione l'anno scorso non positiva. Quando vinsi un campionato a Caserta, perché arrivavamo prima insieme al Messina, non ha squillato un telefono, di conseguenza c'è una rabbia di rivalsa. Questa rabbia la devono mettere i giocatori in campo. Io mi voglio tirare fuori, voglio cercare di aiutare questa squadra a tirarsi fuori e ho questa rabbia, la devono mettere in campo per loro. Chi non ce l'ha non gioca. Per quel che riguarda il sistema di gioco, Ugolotti ha detto che giocherà con la difesa a 4. Probabile a questo punto la conferma del centrocampo a 3, mentre in avanti la scelta potrebbe cadere sulle 3 punte senza l'impiego del trequartista. Si vedrà. So le caratteristiche di questi giocatori, perché torno a ripetere, avendoli incontrati bene o male, so quali sono le caratteristiche. Mi sono informato, perché normalmente un allenatore deve anche chiedere e cercare consigli a destra e a sinistra. Poi dopo è normale che sul campo uno deve dare una valutazione.